a 30 anni dal primo incontro di Assisi, oggi il mondo è fortemente lacerato. Come può il dialogo fra le religioni costruire la pace, anche a pezzi? Il dialogo tra le religioni, tra credenti e non credenti, il dialogo nella cultura può molto, molto più di quanto si pensi, perché lo scontro contro la violenza estremista è anche uno scontro culturale, e quindi la cultura può prevalere sull'oscurantismo.